Questa è la sala della regina a Montecitorio. Lei è Mariana Mazzucato, professoressa di economia all'Università del Sussex in Inghilterra, molto conosciuta in Italia da quando è uscito questo suo libro, Lo Stato Innovatore, che è stato molto apprezzato perché rimette al centro il ruolo degli investimenti pubblici per uscire dalla crisi. Il convegno è stato organizzato dalla FIOM. Ad ascoltarla sono venuti, vedete, in tanti, tra cui l'ex ministro delle finanze Vincenzo Visco, c'è Stefano Fassina, c'è anche Cuperlo. Credo che forse questa è la malattia più grossa che abbiamo oggi, non solo in Italia, è che non sappiamo più parlare di pubblico. Secondo la Mazzucato, tutta l'industria dell'innovazione non sarebbe neanche nata senza forti investimenti pubblici mirati. Io nel mio libro racconto la storia di Silicon Valley, perché purtroppo usiamo sempre Silicon Valley per parlare dei benefici del mercato, di venture capital, degli individui, del sistema americano che in qualche modo è più competitivo, innovativo, dinamico, creativo. Renzi, quando è andato a Silicon Valley, è tornato dicendo: ho capito tutto, Jobs Act. Se avesse veramente studiato quello che è successo in Silicon Valley, sarebbe rimasto a bocca aperta, perché lo Stato non solo ha investito tanto, ma ha investito in modo mirato. Tutta la tecnologia dietro l'iPhone che avete in tasca, tutta, cioè quello che rende il vostro iPhone intelligente, è frutto di investimenti pubblici. L'internet, GPS, touchscreen display, che quindi anche i vostri figli possono usare l'iPhone, Siri, questo voice activated, questa roba che si parla nel telefono, tutto frutto di investimenti pubblici. Se non c'è questo intervento pubblico mirato, anche se abbassi le tasse alle imprese, non crei nuova occupazione. Tu puoi abbassare quanto vuoi oggi le tasse, ma se io non vedo un'opportunità di mercato tecnologico in un'area, non investo. Ecco perché la critica che la Mazzucato fa alla legge del Jobs Act è radicale. La legge è semplicemente sbagliata. È sbagliata secondo me per due ragioni. La prima è puramente statistica. Se l'articolo 18, per esempio, fosse veramente il problema in Italia su perché le imprese non crescono, dovremmo vedere tantissime imprese che hanno 13 o 14 lavoratori, perché appena scatta il quindicesimo, no? Scattava. Invece il mode, la moda statistica del numero di lavoratori nelle imprese italiane sono 3 o 4, cioè sono piccolissime. Poi questa idea che in qualche modo sono impedimenti nel mercato di lavoro, o impedimenti per via delle tasse, che è quello che frena l'investimento italiano che da 20 anni non c'è, è sbagliato. C'è pochissima evidenza empirica dai studi economici che sono le tasse che oggi frenano il tuo investimento. Più si parla solo di diminuire le tasse, più anche si incide sulla capacità del pubblico stesso a investire. Questi tagli alle tasse hanno solo l'effetto sulla disuguaglianza. L'Italia è un paese dove la disuguaglianza è aumentata e non si esce dalla crisi diminuendo i salari dei lavoratori, anzi, no? Anzi, proprio perché siamo in una fase dove la relazione profitti e salari è più alto che mai. Sì. Quindi il problema non è aumentare i profitti, aumentare i salari. Quindi lei non si aspetta dal Jobs Act un aumento degli investimenti e un aumento dei posti di lavoro? Se non è accompagnato a un vero piano, diciamo, di investimento, ma di innovazione, quindi non basta investire in infrastruttura, in ponti qualsiasi. E su questo vede una certa assenza. C'è silenzio. Non c'è nessuna missione, nessuna visione.